Ed è dentro questo autonomizzarsi del capitale variabile che noi dobbiamo scoprire appunto la dinamica, no? del processo del processo trasformativo, che ha infinite varianti, no? Cambiano gli uomini, cambia la natura umana, no? La natura umana non è mai stata simile, non c'è mai stata una natura, no? Ma però è esistita una natura 1, 2, 3, 4, 5, N. Ecco, determinare già qual è nell'inchiesta, no? Il sottonumeretto che diamo alla N di questa trasformazione è una cosa di un'importanza enorme. Cambia naturalmente la figura del rapporto, cioè questa figura del rapporto che è una figura terribilmente ambigua, e adesso vengo appunto su questa ambiguità che è l'elemento fondamentale, centrale, sul quale probabilmente dobbiamo intrattenerci. Qual è la figura di questa ambiguità? C'è una figura dell'ambiguità che consiste, come sempre, in due forze che si liberano all'interno del medesimo rapporto. Perché, e questa è una cosa sulla quale, secondo me, si tratta di insistere. Insomma. C'è questo rapporto che è un rapporto stretto, un rapporto di capitale stretto, che è un capitale che capta il lavoro sociale, un lavoro sociale che diventa sempre più si materializza, o chiamatelo, si estrae, per usare la solita tematica marziana che è più alla fin fine, oggi come oggi possiamo in fondo ricominciare ad assumerla, ecco, che si estrae, che cioè diventa qualcosa di diverso dalle singolarità che rappresenta. Ecco. C'è questa capacità capitalistica di assumere queste diversità e quindi di introdurre degli effetti di questa astrazione, che sono, stamattina qualcuno insisteva molto, un po' tutti insomma, ecco, sul fatto che tutto ciò ripeta percezioni, sentimenti che sono quasi precapitalistici, insomma, no? Sandro ha insistito per un lungo periodo, e continua ad insistere sul fatto che ci sono appunto fenomeni classici, ecco così, legati a quella che è stata la nostra raffigurazione, la raffigurazione marxiana dell'accumulazione primitiva, no? che si danno attualmente. Ed è vero, perché effettivamente noi abbiamo non semplicemente dei fenomeni di impoverimento, di esclusione o al contrario di ingabbiamento e di imprigionamento delle forze produttive che si sviluppano, soprattutto le forze produttive legate al lavoro, insomma. Ecco, così. Ma abbiamo un ripetersi in forme nuove di questo, sempre, dico, inventate. Questo è uno degli elementi, perché non c'è semplicemente, questa mattina si diceva ambiguità, eterogeneità, no? Ma c'è anche confusione. Ed è questo che va assunto, perché è un elemento della nostra coscienza. Spessissimo dico, non riusciamo a distinguere, ma non che cosa è bene e che cosa è male, ma che cosa funziona e che cosa non funziona, che cosa è produttivo e che cosa è improduttivo. È come se in un ragionamento, quando almeno a me capita, no? Quando non riesco bene a tenerlo, insomma, no? E che le file vanno da una parte e dall'altra, e che i disegni vanno dall'altra e dall'altra. E quindi, per esempio, appunto questa. Nella precarizzazione, per esempio, è fuori dubbio che c'è da una parte un sentimento forte di cooperazione, no? Anche, sono un precario, ma sono un precario immerso. Questo senso fenomenologico proprio, non so, chi ha studiato filosofia sa che cosa vuol dire essere nell'essere, questo da, sono là. Ecco. E questo precario è sempre là, no? E c'è dentro, no? C'è dentro, ma però dico, dentro, questo dentro che può essere creativo come può essere una merda, allo stesso grado, però c'è questo senso di immersione che è l'elemento assolutamente fondamentale, è un Dasein, ci sono dentro, fino in fondo, e con questa duplicità essenziale, perché è la duplicità appunto della anomia, alienazione, dispersione, e dall'altra parte invece della scoperta del nuovo forte,
il nuovo valore d'uso della forza lavoro. Quindi un valore d'uso, come si diceva orora, è completamente irresorbibile alla misura classica, alla misura temporale, alla misura ricardiana, diciamo, ecco, della forza lavoro. Completamente irriducibile questa.